Il nostro ospite in viaggio in auto con noi oggi ci parlerà di Venezia e di tutti i cambiamenti che si stanno effettuando riguardanti la mobilità nella città lagunare. Sentiamo. Allora, Sindaco, grazie per aver accettato. Intanto spieghiamo perché siamo in macchina anziché in gondola. Beh, perché Venezia è stato del mare, è stato del terra. E questa è una grande città metropolitana e il sindaco vive in terraferma e per cui si muove in auto, con la sua. Ma lei è appassionato di auto? Il primo grande amore è stata la Vespa ET3. E un grande amore perché me la sono guadagnata lavorando da cameriere d'estate a Venezia, ai piedi del ponte degli Scalzi. Tutta l'estate mettevo a parte i soldini e mi ricordo a settembre l'avevo ordinata, l'ho pagata 711.000 lire, me lo ricordo ancora. Avevo 16 anni, ho fatto il patentino ovviamente. E tra l'altro impari molto a guidare se cominci in moto, anche se bisogna stare molto attenti. A quel tempo non era obbligatorio il casco ancora, insomma. E poi l'auto invece a 18 anni, la prima 500, una cosa mitica, una macchina stupenda. Che cosa sta accadendo? Quale sarà la mobilità del futuro in città? Attualmente abbiamo affidato questo servizio di car sharing che sta funzionando molto bene. Con un'app si può trovare la macchina, si può lasciare dove si vuole, in certi ambiti ovviamente. E poi stiamo facendo le ricerche sull'idrogeno, io ci credo tantissimo. Qui c'è tutto un discorso sulla pressione dei distributori, la normativa, diciamo, italiana dovremmo adeguarla a quella europea proprio perché si possa, perché l'idrogeno ha il vantaggio di poter ricaricare molto rapidamente. L'idrogeno è proprio... No, secondo me assolutamente no, tutto è pericoloso. Se c'è la tecnologia adeguata, con la giusta responsabilizzazione, la tecnologia salverà il pianeta. Noi abbiamo una raffineria dell'Eni, qui a Venezia, storica, che raffinava benzine, che si è riconvertita grazie proprio a grandi investimenti che ha fatto Eni. Ha creduto nei nostri sogni e ha investito con i tecnici, con gli scienziati. Sono riusciti a raggiungere un brevetto che trasforma gli oli fritti, che hanno un potere inquinante enorme, tanti non lo sanno, e noi riusciamo a recuperarli, addirittura trattiamo anche oli che vengono da tutta Italia e li trasformiamo in additivo che vanno a rendere più ecologiche appunto le benzine e i gasoli. Lei crede nella guida autonoma? Non credo siamo ancora arrivati alla tecnologia sicura per poter lasciare l'auto senza attenzione, ma io ci credo sì, perché noi abbiamo già dei controlli di sensori. Adesso per esempio si è spento il motore ed è un risparmio energetico, noi inquiniamo, certo. E non soltanto dal punto di vista atmosferico ma neanche di rumore. Ma è vero che lei ha fatto Batman? Ah sì, a Carnevale mi sono vestito da Batman perché ho detto, beh, intanto è Carnevale, no? Il Carnevale a Venezia è una cosa seria, il Carnevale unisce intere popolazioni, perché abbiamo detto che per vincere la sfida che ci siamo trovati davanti qui per riprendere in mano la città dove era finita, era una situazione veramente disastrosa dal punto di vista economico e sociale. Quando io mi sono candidato ci voleva Batman, perché era un'impresa veramente impossible. Allora in bocca al lupo e grazie. Grazie a lei, grazie a voi. Grazie.